Giovedì 3 febbraio del 2022 le azioni di Facebook, oggi parte del gruppo Meta, sono letteralmente crollate. In pochi minuti l'azienda ha perso oltre 328 miliardi di dollari di valore e il motivo è che Meta ha registrato una perdita di 10 miliardi di dollari per il 2021. Il management si è giustificato sostenendo che questa perdita è dovuta ai loro ingenti investimenti nel progetto del metaverso. Ma tutti sanno che il vero motivo è semplicemente il fatto che i loro prodotti principali, quindi Facebook e Instagram, stanno morendo. E finalmente, dico io. Milioni e milioni di utenti stanno infatti lasciando queste piattaforme, cosa che ha causato una drastica riduzione dei budget pubblicitari da parte di migliaia di aziende che preferiscono infatti investire su YouTube, TikTok e simili. Perché questo declino? Perché la strategia di Facebook e di Instagram nell'ultimo decennio è stata quella di copiare spudoratamente le app concorrenti di maggior successo, aggiungendo funzionalità simili ai loro prodotti. Instagram TV ad esempio è stata lanciata per competere con YouTube, le storie di Instagram sono state lanciate per competere e distruggere Snapchat e non appena TikTok è diventato popolare su Instagram sono apparsi i reel. Non soltanto però non c'è innovazione reale sul prodotto, ma Facebook e Instagram hanno allontanato addirittura i loro utenti riempiendo le piattaforme di pubblicità, promuovendo contenuti divisivi, usando in modo improprio e spesso fraudolento le informazioni personali degli utenti, eccetera. Secondo gli analisti l'investimento dell'azienda nel metaverso è quindi molto rischioso, perché sono sempre meno gli utenti che si fidano dell'azienda e di conseguenza sono sempre meno gli utenti e gli investitori che sono felici di affidargli il compito di creare e gestire il futuro di Internet. Cosa che fa sì che dobbiamo addirittura chiederci se Meta abbia un futuro. Personalmente ritengo Mark Zuckerberg uno dei più squallidi imprenditori mai esistiti, quindi mi piacerebbe davvero vivere in un mondo in cui non esista più Instagram, Facebook e tutto ciò su cui Mark Zuckerberg ha messo le mani. E tu cosa ne pensi?